L'Umbria ha spinto su alcuni acceleratori nel 2021 in termini di ripresa, come sul fatturato, ma è rimasta indietro su altri, come investimenti e redditività, dove la regione deve fare meglio. E guardando all'economia del triennio passato, si possono già intravedere purtroppo i sintomi di preoccupazione per l'anno che verrà. Questo è il quadro che è emerso dall'incontro L'economia Umbra e i bilanci delle imprese che si è tenuto al Centro Servizi Alessi di Perugia, promosso dalla Camera di Commercio dell'Umbria in collaborazione con la filiale di Perugia della Banca d'Italia. Sono stati presentati dati non noti ma di grande importanza per comprendere i livelli di competitività del sistema economico dell'Umbria paragonando a quello di Marche, Toscana e Abruzzo, risultati dell'indagine sui bilanci aggregati delle imprese letti attraverso specifici indicatori sia a livello di economia regionale complessiva sia di singoli comparti, oltre a un approfondimento sui principali specifici settori. Ascoltiamo le interviste. Allora, l'analisi che noi dobbiamo fare della ricerca che è stata fatta tra Camera di Commercio e Banca d'Italia ci inorgoglisce perché, diciamo, intanto è un'eccellenza e la tipologia di ricerca che è stata fatta, che è diversa, diciamo, dalle solite indagini sul numero delle imprese, lo stato di salute e via discorrendo. Noi possiamo dire che le nostre imprese e i nostri imprenditori hanno avuto una spinta eccezionale e il post-pandemia lo stanno superando alla grande. Ci auguriamo naturalmente che questa spinta continui e continui in tutti i settori dell'economia. Le luci e le ombre coesistono da sempre nell'economia umbra. Quello che abbiamo cercato di fare è quello di analizzare i bilanci di un triennio particolare, 2019-2021, delle imprese umbre. L'ultimo bilancio depositato in effetti è il 2021, ed è ovviamente bilanci che mostrano quella caduta vertiginosa su tutti gli indicatori nel 2020 per le cose ovviamente note del Covid e del lockdown e una ripresa anche abbastanza significativa nell'anno successivo, nel 2021. Però insomma gli acceleratori della crescita nel 2021, alcuni sono più importanti, penso per esempio al fatturato. Mentre il livello degli investimenti resta a livello intermedio comparativamente a regioni vicine che hanno tessuti economici simili, vale a dire la Toscana, le Marche e l'Abruzzo. Teniamo meglio di queste regioni sul piano occupazionale e invece la caduta della redditività delle imprese resta molto significativa. Quindi, come dire, abbiamo spinto su alcuni acceleratori nel 2021 in termini di ripresa. Penso al fatturato, ma siamo rimasti indietro su altri. Penso in modo particolare agli investimenti sui quali dobbiamo fare meglio e alla redditività. È chiaro che il nuovo scenario che si prospetta è uno scenario problematico per le imprese. Sto pensando a, come dire, a quest'anno dove i costi dell'energia e il tasso di inflazione hanno pesato sui bilanci che ancora non conosciamo, ma che possiamo presumere manifestino certe difficoltà, e un anno, quello prossimo 21, dove si stima purtroppo un rallentamento significativo dell'economia anche del nostro paese che avrà ripercussioni sull'Umbria. Quindi, come dire, guardiamo l'economia del triennio passato, ma ci sono i sintomi di preoccupazione dell'anno che verrà purtroppo.